Io ho votato. E voi? Buongiorno a tutti ragazzi, sono sempre il Franz, siete su NBA Revival Zone, il canale NBA più strafico del mondo. E siamo qui per parlare di All-Star Game, un All-Star Game che probabilmente nemmeno si farà, ma che in realtà è molto importante, soprattutto a livello di votazioni, per quei giocatori che non sono ancora degli All-Star e che quindi hanno la possibilità di diventare All-Star per la prima volta in carriera. Alcuni nomi? Julius Randle? Jaylen Brown? Ecco. A parte essere molto curioso su chi avete votato voi e magari usate i commenti per dirlo, potete anche mettere un like preventivo se vi va così sulla fiducia. In questo video intendo dire chi ho votato io, cercare di dare qualche motivazione a riguardo e, come ben sapete, si può votare praticamente ogni giorno, ma cosa che a me non piace e non farò. Per chi non lo sapesse, le votazioni sono aperte dall'app della NBA. Si possono votare 5 giocatori per l'est, 5 giocatori per l'ovest, divise in 2 giocatori backcourt, quindi 2 guardie, e 3 giocatori frontcourt, che possono essere potenzialmente anche 3 centri, volendo, comunque 2 ali e un centro in linea teorica. Il talento quest'anno è veramente molto diffuso, è stato molto difficile cercare di trovare 5 nomi per conference da fare. Ho cercato di premiare sia le statistiche che il record di squadra. Cercate di capirmi, non è stato semplice. Partiamo con la Western Conference. Backcourt della Western Conference. Ho dato fiducia a Luka Doncic e ho votato Donovan Mitchell. Il primo per un fatto statistico, per un fatto di potenziale e per il fatto che è uno dei giocatori più belli da vedere, anche per me. Il secondo per il record di squadra. Sarebbe stato impossibile non mettere nessun Jazz all'interno del quintetto base della Western Conference, quantomeno al momento. Gli Utah Jazz sono la squadra col miglior record nella NBA e ho deciso di premiare il giocatore più rappresentativo. Il frontcourt della Western Conference è veramente pieno zeppo di giocatori e tutti i giocatori che stanno facendo benissimo. Per me i migliori tre sono stati finora Kawhi Leonard, LeBron James e Nikola Jokic. Ho dato il voto a Kawhi Leonard perché è un giocatore che sta impressionando realmente, sta viaggiando a più di 30 punti nelle ultime partite. In difesa ci sta dando dentro come un ossesso, i Clippers sono lì in alto. Ho deciso di premiare lui piuttosto che Paul George perché secondo me Kawhi Leonard in questa stagione, anche giocando i back-to-back, vuole mettere in chiaro alcune cose. Secondo giocatore LeBron James, inutile girarci intorno. Ci ho fatto anche un video che magari vi linko qui sulle schede qualche giorno fa. Onnipotente, semplicemente onnipotente, a 36 anni sta giocando l'ennesima stagione sopra le righe. E poi Nikola Jokic, che nonostante una partenza così e così dei Denver Nuggets, anzi diciamo pure orribile dei Denver Nuggets, si è ripreso. I Nuggets sono tornati a metà più o meno verso il quinto posto della Western Conference. Lui è in tripla doppia di media, fisicamente sta benissimo. Se dovesse continuare così, tra l'altro, al momento è uno dei favoriti per l'MVP. Passiamo ora alla Western Conference. Anche qui non è per niente semplice, un po' perché l'arrivo di Harden, il ritorno di Kyrie Irving, l'arrivo di Durant nella Eastern Conference ha complicato di molto le scelte. In ogni caso, parto dal backcourt. Ho deciso di premiare Bradley Beal e Jaylen Brown. Il primo, perché non è da tutti comunque viaggiare a 35 di media, perché è l'unico che sembra avere un minimo di amor proprio all'interno di questi Washington Wizards. È chiaro che è anche colpa sua se il record è quello che è, ma non si può non votare un giocatore che sta viaggiando praticamente a 40 di media nell'ultima settimana. Ho votato poi Jaylen Brown, come feci l'anno scorso. L'anno scorso lo votai in quintetto per l'All-Star Game, non venne nemmeno convocato alla fine. Per me quest'anno sta rendendo molto di più di Jason Tatum, è molto più continuo a livello di talento offensivo e difensivo, magari è meno talentuoso di Tatum, ma in costante miglioramento anno dopo anno. Jaylen Brown quest'anno si merita assolutamente la convocazione allo Star Game e per me se la merita da titolare. Sul frontcourt ho dovuto veramente pensare parecchio.
Embiid credo sia l'unico pezzo che debba starci per forza all'interno del quintetto, un po' perché Philadelphia ha il miglior record della NBA, un po' perché lui ha cifre da MVP, si è già parlato del rating difensivo-offensivo di Philadelphia con lui e senza di lui. Credo che ora come ora sia il giocatore più decisivo all'interno di singola squadra NBA. Gli altri due nomi? Ho fatto Domantas Sabonis di Indiana, che ha iniziato benissimo, adesso è un po' in calo, ma comunque anche in questo caso statisticamente è molto vicino alla tripla doppia di media, è una doppia doppia perenne, è un giocatore molto concreto con ancora ampi margini di miglioramento secondo me. E l'altro nome è inevitabilmente Kevin Durant. Kevin Durant, dopo il rientro dal tendine d'Achille, sta giocando tantissimi minuti, 32 punti di media, sta veramente giocando come se non si fosse mai infortunato. Vedremo quanto potrà reggere, certo è che è veramente bello rivederlo in campo e soprattutto rivederlo in queste condizioni. Detto questo, giovani e meno giovani, visto che mi è stato richiesto di dirlo, ho terminato con i miei nomi per lo Star Game. Come detto, usate i commenti per dire i vostri. Se vi va, mettete un bel like a questo video e a tutti gli altri video del canale, iscrivetevi, passate parola. È un canale che ha voglia di migliorare, di crescere, datemi consigli, io sono qui che attendo. Per il resto, domani, pagelle, e poi si riparte con la programmazione settimanale. Un saluto, il Franz.